Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo di come vestirsi durante l'allattamento. È una richiesta che mi avete fatto in molte, soprattutto tramite Instagram, perciò oggi affrontiamo il tema e vediamo un attimino come mi sono organizzata io. Come saprete, sicuramente esistono tantissimi vestiti, abiti, magliette o insomma indumenti studiati appositamente per poter allattare. Oggi però io non sto qui a parlarvi di quelli perché per esempio a me non sono assolutamente serviti. Sono riuscita tranquillamente ad allattare la mia bimba con gli abiti che avevo in casa senza dover stare a spendere soldi ulteriori per degli abiti che poi non avrei mai più riutilizzato. Ho allattato fino ai 20 mesi della mia bimba, un allattamento naturale al seno, con gioia, amore e tanta difficoltà all'inizio. Però siamo qui e vediamo insieme quello che mi è stato più utile. Non scordatevi di mettermi un bel mi piace o iscrivetevi al canale qualora non foste già iscritti, così rimaniamo in contatto. Buon proseguimento nella visione del video. Ciao! Direi che possiamo iniziare subito dai vestiti. Innanzitutto vi dico, scordatevi i vestiti che non abbiano aperture sul davanti, perché una volta che ce l'avete ovviamente sarebbe impossibile allattare. Mi capitava ai primi tempi di pensare, adesso mi metto quel vestitino magari con la zip dietro e subito dopo realizzavo che non era assolutamente fattibile. Anche questo stesso vestitino qui, per esempio, non va bene, perché vedete, non potete fare questo non va più giù di così, quindi non potete fare questo lavoro e poi poter allattare il vostro bebè. Perciò ricordatevi di scegliere vestiti che siano scollati sul davanti e che vi permettano quindi di poter tirare giù tranquillamente la parte che copre il seno, ok? Altra alternativa sono i vestiti con i bottoni davanti, sempre che abbiano la possibilità però di essere sbottonati fino al livello del seno. Ecco, se scegliete queste opzioni ricordatevi ad ogni modo che questa parte alta del seno rimarrà scoperta una volta che voi andate ad allattare il vostro bebè. Quindi che succede se siete un po' timide o vi trovate in ambienti in cui non volete esporre anche la parte superiore del vostro seno? Ovviamente dovete ricordarvi di portare sempre con voi un fazzolettino magari che possa coprire la parte del seno. Oppure un qualcosa che io ho trovato ben più pratico sono le sciarpe. Le sciarpe sono utilissime, non so perché all'inizio io non ci avessi pensato e mi organizzavo semplicemente con le classiche copertine da neonato tutte attorno, ma voi dovete immaginare che una volta che vi siete posizionate e avete il bebè in braccio avete un unico, al massimo un'unica mano a disposizione per poter tenere il resto delle cose. Quindi la copertina che inizia a cadervi, voi non sapete come fare perché cercate di metterla su, vi casca costantemente. A volte la tenevo, io volevo vedere il mio bebè, quindi cercavo, qui sto tenendo il bebè, ok? Con l'altra mano cerco di vedere, nel frattempo mi è caduta giù, faccio così. Quando ho trovato la posizione, magari la copertina si appoggia troppo sopra il bebè, insomma. Una soluzione potrebbe essere sicuramente quella di utilizzare le spalline del vostro reggiseno. Ok? Anche questa era una soluzione a cui io all'inizio non avevo assolutamente pensato e mi è venuta col tempo. Sono soluzioni semplicissime ma che non sempre sono così intuibili nell'immediato perché si hanno già tantissime cose a cui pensare e quindi insomma cerchiamo di facilitarci la vita raccogliendo insieme tutte queste idee che sono uscite fuori strada facendo, ok? Quindi già se un lembo è stato posizionato al di sotto della bretella il lavoro sarà molto più semplice, volendo anche l'altra potrete bloccarla sotto la bretella e già voi state tenendo il vostro bebè e riuscite un attimino a essere più organizzate. Possibilmente devono essere piuttosto lunghe e abbastanza larghe, quindi devono essere comunque abbastanza ampie da poter passare da una spalla all'altra. Se magari invece siete uscite, magari non nei primissimi mesi, ma quando il bebè è un pochino più grande e che quindi non necessariamente sempre vi porterete dietro tutta la borsa con il necessario di pannolini infiniti per i cambi e quant'altro, ma magari uscite semplicemente con una borsetta un po' più piccolina, più pratica, leggera, perché magari volete passeggiare in comodità e quindi non avete spazio per portarvi una copertina grande da bebè. Una cosa molto pratica potrebbe essere un semplice, questa vabbè è una piccola federa o un fazzoletto di stoffa, anche quelli che si usano per il naso, carini anche ce ne sono per i bimbi.
piccoli, di modo che qualsiasi cosa voi, questo non occupa nulla, nulla in borsetta, ovviamente potete capire, no? Piegandolo diventa microscopico, ok? Quindi è uno spazio veramente ridottissimo, però è sempre una copertura che voi vi siete portate dietro e avete sia la vostra privacy che la possibilità di tenere riparato il vostro bebè. Una soluzione, quella che direi ottimale per me, che alla fine è stata ottimale per me, è semplicemente procurarsi una sciarpa, tendenzialmente di cotone ovviamente, perché anche se siete nella stagione invernale, a quel punto, a parte che avrete anche delle copertine per coprire il bebè, però la sciarpa di lana, non so, a contatto col bimbo, col viso del bimbo, quanto sia fantastica, insomma io non l'ho mai utilizzata, mentre una classica sciarpa di cotone, voi non avete, tornando al discorso dello spazio, se non avete neanche dove tenerla, potete avere, voi avete la vostra sciarpa al collo e siete pronte in qualsiasi momento ad allattare il vostro bebè in maniera molto, ecco, minimalista, per farvi capire, cioè nel senso, se volete andare in giro più leggere, insomma con borsette più piccoline, la sciarpa è la soluzione ideale. Io anche quest'estate l'ho usato tantissimo con la mia bimba, avevo la mia sciarpa, quindi ero sicura che potevo proteggerla da qualsiasi cosa e anche da, ecco, se non sguardi indiscreti, ma anche solo per far stare serena la propria bimba, il proprio bimbo, o insomma tenersi riparati, la sciarpa è una soluzione assolutamente ideale, assolutamente ideale. Potete giostrarvela come vi pare, sempre utilizzando anche la tecnica della bretella, oppure semplicemente appunto tenendola appoggiata al collo. E tenete presente anche che, vedete, la lunghezza delle sciarpe è molto lunga, perciò sarà veramente utilissima a pratica, perché si terrà tranquillamente sul vostro corpo. I primissimi tempi utilizzavo questo scialle, non so, che era un amore, e l'avevo preso da H&M, quindi veramente di cotone buono, ma pagato pochissimo, faceva tanta scena e era multifunzione, nel senso che io lo utilizzavo sia per coprire la carrozzina della mia bimba, ok, lo andavo a mettere come copertura per ripararla dal sole, soprattutto perché vedete che è bucherellata, no? Ha il sangallo, e quindi passava l'aria, insomma, e anche perché potevo appunto utilizzarla anche durante la fase di allattamento, ok? Insomma, questa era un'altra soluzione multifunzione, leggerissima perché un cotoncino leggero, quindi praticissima e sempre in maniera tale che occupasse pochissimo spazio in borsetta. Continuiamo quindi con qualche altra soluzione estiva per poi passare a quelle invernali, perché molte di voi mi hanno chiesto ovviamente come faccio a tenermi calda durante l'inverno e riuscire comunque ad allattare il mio bebè. Soluzione utilissima sono le camicette, perché voi ovviamente, cioè, sono tutte abbottonate sul davanti, quindi voi potete tranquillamente slacciare la parte corrispondente al seno, insomma, e volendo richiudere i bottoncini sopra, se volete ovviamente sempre riparare la parte superiore del seno. In questo modo, usando le camicette, non avrete neanche il problema che si può porre con le magliettine, perché le magliette, una t-shirt, avete bisogno di tirarla su e quindi può rimanervi scoperta la pancia. Ad ogni modo, sarà semplice lo stesso usare delle magliette t-shirt tirandole su senza dover avere la pancia scoperta, utilizzando una semplice canottiera di cotone con delle bretelline un po' lunghe, quindi sotto la vostra t-shirt voi avrete la vostra canottiera di cotone con le bretelline abbastanza lunghe o comunque abbastanza elastica da poter poi tirare giù, quindi la vostra pancia rimarrà coperta, il vostro seno sarà scoperto, ma coperto dal vostro bebè. Se siete in estate e avete paura di avere caldo con la canottiera sotto, io avevo trovato un'altra soluzione molto, diciamo, spartana, però per me, soprattutto per i primissimi mesi di allattamento, è stata utilissima, ossia utilizzavo i miei pantaloni fuso che avevo utilizzato negli ultimi mesi della gravidanza. Per cui, che succede? Essendo dei pantaloni fatti apposta per la gravidanza, hanno, come sapete, la parte alta dopo il pantalone, la parte alta che arriva a coprire tutta la pancia della mamma, e questo comportava il fatto che io potessi tirare su la mia magliettina ed avere comunque la mia pancia ben coperta, risolvendo anche il problema del caldo, perché comunque erano fuso leggeri e potevo tranquillamente anche metterli giù sui fianchi, no? Quindi erano diversi dal calore che può fare una canottiera, ma avevano la stessa funzione. Per sentirvi meno esposte quando andate a tirare giù il vostro vestito, la magliettina scollata, io avevo
trovato utilissimi anche i reggiseni da allattamento specifici. Ci sono questi con cui io mi sono trovata particolarmente bene, ci ho fatto proprio un video specifico sui reggiseni da allattamento e mi sono piaciuti tantissimo. Davano la possibilità di lasciare il vostro seno coperto anche una volta slacciata la parte che vi serviva per poter allattare il vostro bebè, perché vedete che succede che qui il seno rimane coperto e la parte che serve a voi sarà coperta dal bebè stesso. Insomma, anche di questi reggiseni lascerò qui sotto al video tutti i riferimenti, così potete capire quali sono quelli di cui parlo e che ho provato io stessa. In inverno, io che sono una freddolosissima, utilizzavo delle semplici magliette a collo alto, ok? E sotto tenevo sempre rigidamente la mia canottiera di lana oppure lana e seta. L'importante è che avessero le bretelline abbastanza lunghe da poter scendere sotto al seno, di modo che voi, una volta che tirate su la vostra maglietta a collo alto, siete comunque riparate, cioè l'unica parte scoperta praticamente rimarrà quella del seno, ma il vostro stomaco, la vostra pancia sarà bella al caldo, riparata dalla canottiera di lana. Altro stratagemma erano i maglioni, ossia io utilizzavo sempre solo maglioni che avessero o i bottoni sul davanti, quindi era una soluzione comodissima perché voi appunto aprite solo la parte che vi interessa del seno, e la cosa piacevole è che avendo i bottoni fino in su il mio collo veniva riparato, perché io, ecco, mi sta venendo la tosse solo all'idea di rimanere scoperta, perché mi ricordo che d'inverno avevo veramente freddo qui quando allattavo, quindi avere un maglione a collo alto con i bottoni fino in alto mi permetteva di poter chiudere e allacciare i miei bottoni sopra e tenere scoperta l'unica parte di seno necessaria, piccolissima parte di seno necessaria. A volte utilizzavo anche, avete presente le copertine stesse dei bebè di lana, per coprirmi le spalle mentre allattavo, perché veramente quando era pieno inverno avevo proprio freddo. Un altro tipo di maglione stracomodissimo sono quelli con la zip doppia, la zip che potete tirare su fino al collo, ok, e che abbiano la seconda zip dal basso che si tira su e vi permette quindi di aprire solo la parte necessaria. Se andate a utilizzare un cardigan, quindi sempre con i bottoni davanti ma che non ha il collo coperto, diciamo, che non avete la possibilità di chiudere i bottoni anche sulla parte del collo, procuratevi a quel punto, tenete sempre con voi insomma una sciarpa o appunto la copertina stessa del bebè, perché sono comodi anche questi, però vi rimane scoperta tutta questa zona qui durante l'inverno e non è piacevole, con tutto che avete la, magari la magliettina a collo alto, ma ad ogni modo solo il cotone, insomma d'inverno avete freddo, ecco. Almeno insomma sarà che io sono freddolosissima e anche avere solo una parte di pelle scoperta durante l'inverno mi faceva veramente sentire freddo, cioè in un attimo mi raffreddavo, quindi per evitare questo cercavo qualsiasi tipo di soluzione utile, ecco. Un altro suggerimento che vorrei darvi, assolutamente da tenere presente, è di fare in modo di posizionarvi perfettamente prima ancora di avere il vostro bebè in braccio. Questo che significa? Che se vi trovate fuori casa o anche nella casa stessa, però a casa insomma siete già più organizzate, insomma quando vi andate a posizionare, prima di prendere il bebè badiate di avere attorno a voi tutto quello che vi serve a facile presa, ok? Che possono essere i fazzolettini, delle salviette umide, i bavaglioli per eventuali rigurgiti, che può essere la copertina per coprire il vostro bebè o la vostra sciarpa, o per esempio assolutamente l'acqua. Io i primi tempi mi ricordo assolutamente che prima di sedermi, prima di iniziare ad allattare il mio bebè, non avevo sete, stavo benissimo. Puntualmente, regolarmente, non appena iniziavo l'allattamento mi veniva una sete, ma un'arsura incredibile, e soprattutto agli inizi, quando si ha insomma già ancora difficoltà anche a dover fare solo l'attacco, vedere che l'attacco è giusto, quando siete riusciti finalmente a trovare la vostra posizione, l'attacco giusto, il bebè ha iniziato a poppare, l'ultima cosa che volete è alzarvi e per dover andare a prendere la vostra acqua, insomma. Quindi l'acqua o qualsiasi cosa, una tisana calda, qualsiasi cosa voi abbiate piacere a sorseggiare durante l'allattamento, ricordatevi sempre di metterlo vicino a facile presa. Ah, ovviamente un'altra cosa, normalmente, ecco, io adesso inizio a poter sciogliere i miei capelli di tanto in tanto, se no io fino ad ora, e sono passati 20 mesi da quando ho iniziato ad allattare,
non ho praticamente mai più tenuto i capelli sciolti. Vedo che ci sono mamme che riescono a farlo, io assolutamente non riuscivo perché la mia bimba puntualmente, ovviamente attratta dai capelli, li tirava costantemente. Quindi ovviamente sempre a disposizione un elastico, io non, praticamente da quando ho partorito non me lo sono più tolta, un bel elastico per i capelli che possa tenere raccolti i vostri capelli, ok? Di modo che questo è già un pensiero che vi siete tolte. Ultimissimo consiglio spassionato è quello di esercitarvi anche a casa ad allattare da sedute. Cosa significa? Cioè, molte di voi diranno, beh, è normale, io allatto sempre da sedute. Non necessariamente è così sempre per tutte. Innanzitutto io quando allattavo da seduta a casa avevo sempre il mio bel comodo cuscino d'allattamento, quindi era tutto molto più semplice. Secondo poi, per esempio, la mia bimba da seduta si strozzava tantissime volte, non so perché, ma noi soprattutto i primi mesi non riuscivamo proprio ad allattare bene da sedute, a meno che non fosse posizionata particolarmente bene con il cuscino d'allattamento. Altrimenti per noi la soluzione più comoda in assoluto era quella di stare sdraiate. Questo però che comporta? Che se voi vi abituate ad allattare solo con determinate condizioni di comfort, che sia il cuscino d'allattamento, che sia da sdraiate sul vostro letto, quando vi trovate fuori casa risulta tutto molto più scomodo, ok? Io mi sono ritrovata qualche volta a stare nei negozi e magari rifugiarmi dentro al camerino perché già era complicatissimo riuscire ad allattarla da seduta e quantomeno volevo cercare di rimanere più concentrata possibile e poter stare in posizioni anche un po' più strane con un po' di privacy, però ecco, non è la soluzione ideale. Diciamo che secondo me esercitarvi di tanto in tanto a casa anche ad allattare senza cioè come se foste in una situazione esterna all'aria aperta in pubblico può essere utile per facilitare poi la cosa quando realmente vi trovate in situazioni diverse, insomma. Spero di esservi stata utile, questi sono tutti i consigli che potevo darvi secondo quella che è stata la mia esperienza. Se vi è piaciuto il video non scordatevi di mettermi un bel mi piace, mi farà tanto piacere. Se avete delle dritte, delle idee anche voi, mi raccomando scrivetele qui sotto nei commenti di modo che possano rimanere pubbliche e anche altre mamme potranno vedere dei suggerimenti ulteriori che non sono mai abbastanza. Se ancora non si è iscritto, iscrivetevi e rimaniamo in contatto, ok? Un abbraccio, ciao!